La mia sottomissione alla Chiesa è stata disegnata perfino nella casa in cui io sono nato. Ve la mostro. La mia casa è quella a sinistra e vedete bene che sulla destra c'è la mole enorme della Chiesa che la sovrasta. Come accadde per Gesù, che alla fine si sottomise alla sua Chiesa fino a lasciarsi morire, così è accaduto anche a me. Anche io mi sono sottomesso alla mia Chiesa cattolica, lasciandomi morire ben due volte, con due digiuni che ho assunto, quando, dovendo consegnare al Papa la risposta del nuovo percorso verso Gesù Cristo che il Papa stesso ha chiesto, ho cercato di portarla e mi sono trovato contro tutti i sacerdoti della Chiesa che si sono comportati con me come dei veri pedofili. I veri pedofili sono quelli che maltrattano lo spirito e hanno osato maltrattare il mio spirito quando, messi di fronte al mio digiuno di sofferenza per una Chiesa incapace di seguire le aspettative meravigliose di un Papa che desiderava che i filosofi aprissero un nuovo percorso verso Gesù Cristo, messi di fronte a chi desiderava entrare in contatto con il Papa e digiunava sulla sua vita, malignamente hanno giudicato non un sacrificio personale questo mio gesto, ma un atto rivendicativo, una sorta di sciopero della fame che io avrei fatto per oppormi alla mia Chiesa. No, io non mi opponevo alla mia Chiesa, io mi lasciavo morire di digiuno dalla mia Chiesa se la mia Chiesa non faceva quello che il Papa aveva promesso ai filosofi, dicendo: la fede si fa avvocata convinta e convincente della ragione. Quando io mi sono trovato di fronte non avvocati difensori, ma pubblici ministeri che trovavano ogni spunto da pedofili per mettere in luce non uno spirito innocente, ma uno spirito incapace di connettere, perché io arrischiavo la mia vita per l'aspettativa di essere ricevuto dal Santo Padre. Ma scherziamo? Il Santo Padre può ricevere i primi, non gli ultimi. Gli ultimi sono affidati agli ultimi, tra gli ultimi, tra gli ultimi dei sacerdoti. Ma se il Papa promette avvocatura e io vedo che non è fatta avvocatura, ma l'esercizio di un pubblico ministero contro a chi cercava di dare una risposta al Papa, e assumo il digiuno e la sofferenza nella mia carne, è attento alla mia vita e mi guardo molto bene dal fare come ha fatto Ali Akcha, che per le sue idee ha attentato non alla sua vita ma alla vita del Papa, e grazie a questo poi il Papa si è mosso, è andato da lui perfino in galera a trovarlo. Visto che io, povero illuso, non arrischiavo all'importantissima vita del Papa, divenendo importante anche io, ma solo alla mia assoluta mancanza di importanza, io ero solo un poveretto, io ero solo un povero spirito. Ma come è il sacerdote che si permette di dare a un vero povero di spirito questa etichetta di mentecatto? È un vero pedofilo dello spirito. Contro costoro mi sono trovato io a dover combattere, e non contro la Chiesa cattolica, diretta bene da un Santo Padre, quando
per risolvere le necessità di questo mondo, desiderava che le varie fedi in Dio trovassero un possibile accordo sulla ragionevolezza della fede, e chiedeva aiuto ai filosofi perché trovassero le ragioni di Gesù Cristo, non poggiandole, come fa il fideismo, sulla fede in Gesù Cristo, ma sulla verità di per sé, che non è una verità di per sé, è la verità dello Spirito Santo della verità, è la verità che si rifà alla seconda persona della Trinità e non a una verità filosofica. Quando il Papa chiede l'intervento dello Spirito Santo per risolvere i problemi della Chiesa e un prete messo di fronte anche al sacrificio di uno disposto a morire per attuare e far raggiungere a destino questo importante desiderio del Papa, lo etichetta come un ricattatore, e allora veramente contro questa fede io mi muovo, come si mosse Gesù quando disse sepolcri imbiancati. Ma quando arrivò il dunque, Gesù si lasciò morire, e anche io mi sono lasciato morire, e mi sarei lasciato morire se non mi fossi trovato dopo 57 giorni di digiuno inutile, perché la Chiesa non schiodava un chiodo, era inflessibile, potevo anche morire, ma non c'era spazio per me nelle adunanze del Papa. Quando mi sono trovato di fronte a questo, ebbene, sapete, mi ha salvato ancora mia madre. Mia madre era oramai in preda del morbo di Alzheimer, non capiva più niente, dipendeva da me. Io avevo assunto in primo luogo la sua protezione. Se fossi morto io, sarebbe morta anche lei. Ho sperato che mio fratello accogliesse nostra madre in casa, ma non se la sentiva, era un impegno troppo grosso che lui non poteva permettersi nella sua vita. La ricoveravano in un ospizio, e allora io mi sono deciso che non potevo permettermi nemmeno di morire, non potevo fare come Gesù, lasciarmi morire fino alla fine. Poi è accaduto anche nel 2005, sotto questo Papa, io a Pescara, un giorno, ho deciso nuovamente di assumere il digiuno, chiedendo al giornale Il Centro di Pescara di trasmettere al Papa lettere che dicevano: ci risulta che c'è una pecorella smarrita che desidera essere ricevuta dal buon pastore perché non mangia più e altrimenti muore. Il giornale mandò 3 lettere di questo tipo, ma dal Vaticano non giunse nemmeno una risposta. Questo fatto è stato descritto proprio da Giovanni al termine del suo Vangelo, quando fece quella aggiunta, avendolo già finito. E scrisse di 3 domande fatte da Gesù a Pietro: mi ami tu più di costoro? E per 3 volte gli diede l'ordine: pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. E poi gli disse: quando eri giovane ti cingevi da solo i fianchi, ma poi quando sarai vecchio un altro ti cingerà e ti porterà dove non vorrai. Si riferiva sì alla morte di Pietro, ma anche alla fine del papato, al papa numero 111 della profezia di San Malachia, il quale, avendo ricevuto per 3 volte la domanda «Mi ami tu?», non ha neanche risposto. E non ha risposto perché un altro ha risposto al suo posto e ha portato Pietro dove non avrebbe voluto. Dove? Chiederete dove? Perfino ad accettare la morte della povera pecorella perché il buon pastore non ha il tempo da dedicargli, non per andarlo a cercare, ma semplicemente per aprirgli le porte e accogliere anche la pecorella smarrita. La condanna a morte di un povero Cristo in cui Dio si è ripresentato. Direte scandalizzati: no, no, solo tu? Ma non sapete che tutte le cose che sono fatte a un ultimo, a un vero ultimo e indifeso, sono fatte a Dio? Oppure, udendolo da Gesù, non ci credete? Ma allora voi siete cristiani?
Io sono sottomesso alla Chiesa, ma voi no.